una parola. Andai tremando alla porta. Che cosa è successo? Lui disse: niente di male. Rocco si sente un po' male. Vuole che andiamo io, tu e Nicola. Il cuore non fermava di battere. Gli occhi piangevano e gli dicevo: forse è morto. E voi mi dite che sta male. Ma non pensare, dice mia figlia Antonietta. Ma quando partimmo alle 6 di mattina, me lo dissero sul treno. Io, sempre a piangere, non vedevo l'ora di arrivare. Credevo di trovarlo vivo. Scendemmo a Napoli, poi ci portarono a Portici, dal dottor Rossi Doria. Chiesi a lui: dov'è mio figlio? Ero come l'addolorata del Venerdì Santo. Ripetei: dov'è mio figlio? Finalmente arrivammo. Il mio Rocco era disteso sul letto di morte. Sembrava come dormisse. Al solo vederlo, se avevo un colpo di rivoltella, ero contenta. Figlio mio, che sogno lungo ti fai. Perché non mi rispondi? Perché mi hai abbandonata? Come farò io? Vecchia, devo vivere. E tu, giovane, sei morto. Come devo fare? Dimmi, come devo fare?